Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi un video molto molto bello, spero, interessante sicuramente, perché trasformerò il mio impianto di irrigazione manuale a digitale, controllabile semplicemente con lo smartphone. Quindi da qualunque parte del mondo io schiaccio il pulsantino e mi parte l'irrigazione. È un bel progetto, ci sto lavorando da un paio di mesi, sto studiando un po' i componenti, oggi mi sono deciso di farlo, di realizzarlo e vi faccio vedere tutti gli step. Eccoci qua, bentornati. Partiamo dal Sonoff il 4CH Pro, brevemente per i non addetti ai lavori. È un interruttore Wi-Fi praticamente. Lui dispone di quattro interruttori controllabili sia meccanicamente tramite i suoi pulsanti che con lo smartphone attraverso un'applicazione e attraverso la rete Wi-Fi della casa. Io l'ho già smontato, dentro si presenta così. Ora ci sono degli switch per fare in modo di abilitare altre funzioni che io personalmente non conosco e quindi non ve ne parlo, però vi dico il settaggio da impostare per avere una funzionalità base che è quella che serve a noi. Allora, il mio programma è questo. Io utilizzerò tre dei quattro canali. Col primo canale aziono la pompa dell'acqua, col secondo canale aziono la parte destra dell'orto e col terzo canale la parte sinistra dell'orto. Quindi il primo canale deve lavorare sempre quando io decido di irrigare e poi decido se azionare il secondo o il terzo canale, cioè la parte destra o la parte sinistra dell'orto o entrambe. Ora come ora non ho toccato nulla degli switch con delle impostazioni di fabbrica, quindi questo mi permette di schiacciare, abilitare la pompa, contemporaneamente abilitare il primo canale e il secondo canale e poi spegnerli con gli switch. Si può fare in modo che un canale azionato disabiliti quello che era già acceso prima. Non è il nostro caso, a noi non serve. A me la pompa serve sempre accesa. Quindi lascio tutto così e vedrete che è un progettino interessante. Perché è nato questo progetto? È nato perché spesso la sera io purtroppo sono fuori per lavoro e l'irrigazione alla sera non riesco a darla, quindi salta il giorno dopo. Il giorno dopo magari faccio un altro turno, faccio il mattino, la sera sarei libero, magari sono impegnato per un'altra cosa. Insomma, alla fine saltano le irrigazioni e con questo progetto qua ovvio al problema. E il bello dell'applicazione, dopo ve la farò vedere sul telefono, è che si può anche programmare il giorno e l'ora ripetitivo, lui parte sempre alla stessa ora, allo stesso giorno, oltre all'applicazione manuale. Se io decido di farlo andare il mattino invece che la sera, semplicemente dall'applicazione mando avanti e via. Per abilitare il ramo destro o il ramo sinistro dell'orto, ho comprato due elettrovalvole, sono queste qua, le danno senza raccordi, i raccordi li ho dati io. Queste sono normalmente chiuse, nel senso che quando non c'è corrente, loro ovviamente sono chiuse, c'è il pistoncino che chiude e l'acqua non passa. Affinché funzionino, schiaccio il pulsante, si eccita l'elettrocalamita, mi apre il pistoncino e passa l'acqua nella durata che poi voglio io. L'ho già provato, funziona, quindi questo anche è un componente fondamentale per il progetto che voglio fare io. Allora, funziona tutto a 220 volt, quindi i contatti volanti che vedete poi in un secondo tempo spariranno, mi sono serviti soltanto come test, però voglio rimontarlo esattamente così per farvi capire, per farvi vedere come funziona. Questo può essere alimentato sia a 220 che in un range in corrente continua da 5 a 24 volt, quindi se avete un alimentatorino volete alimentarlo in corrente continua entrate da qui, altrimenti da 220 entra da qua. Ci sono vari modelli, varie marche, io ho preso un 4 canali perché so che mi servirà il 4 canali. Allora abbiamo qui sulla scatolina lo schema di funzionamento, adesso poi vi spiego. Abbiamo il neutro a sinistra, non occorre cacciaviti, non occorre nulla, basta premere, si infila il filo, si lascia la molla di ritenzione, torna su e tiene il filo fermo, molto comodo. Sto usando i fili che avevo in casa da 2,5, non sono il massimo, andrebbero quelli da 1,5, però mi trovavo questi. Ecco, questa è l'alimentazione. Vi metterò poi lo schema in sovraimpressione. Io ho utilizzato questo schema di collegamento qua. È molto semplice, c'è un codice IQ code, lo si inquadra con la fotocamera, vengono fuori tutti gli schemi elettrici, ma questo ve lo lascio anche in sovraimpressione. Lo troverete anche sul blog se riesco a fare l'articolo. In pratica, fase neutro entrano nel 220, allargo un po'. Se parliamo del primo canale, entra la fase,
e mi esce la fase poi che va al motore, mentre il neutro lo prendo direttamente da fuori. È molto intuitivo. Bisogna solo fare attenzione perché lavorando col 220 bisogna fare un pochino di attenzione. Adesso volevo solo farvi vedere come funziona. Ok, attacco la corrente, lui comincia a lampeggiare, vedete? Ecco, adesso è alimentato. Se collegassi il primo canale, non lo collego perché devo ancora mettere i custom, quindi ve lo faccio vedere in un secondo momento. Scatta il relè, ho acceso il primo canale, secondo canale, terzo canale e così via. Per spegnere, processo inverso. Questo va collegato in wifi, adesso lo spengo. Il collegamento in wifi è molto semplice, ci sono anche le istruzioni che vi indicano come fare, sono in inglese o in cinese. Io sono riuscito ad arrivare all'inglese, ancora al cinese non l'ho imparato, ma è veramente semplice. Per collegarlo alle wifi il procedimento è veramente semplice, si scarica prima l'applicazione eWeLink, che è questa qui, dopodiché si preme per 7 secondi un pulsante qualunque, lui si connette col wifi, dovete fare rileva al dispositivo sul cellulare, vi chiede la password del wifi e poi vi chiede la registrazione con un'email, vi dà un codice di controllo, inserite, procedete come vi dice lui, è abbastanza semplice e intuitivo. Una volta che si sono accoppiati i due dispositivi funzionano in simbiosi, ve lo faccio vedere, ecco qua. Semplicemente apro l'applicazione, l'ho già nominata irrigazione 1. Canale 1, eccolo lì, spengo, canale 2, quindi questo mi dà la possibilità di poter pilotare da remoto i miei dispositivi e tenete conto che io al momento non sono in wifi col cellulare perché ho già fatto tutta la configurazione, ovviamente se mi trovo fuori casa il wifi non funzionerebbe perché sono lontano da casa, quindi funziona con un server loro. Bene, collego i custom e vi faccio sentire poi come aziona l'elettrovalvola. Vi mostro brevemente il collegamento che ho fatto. Questi due li ho scocciati perché portavano tensione, prima non me ne sono accorto, però fate attenzione se usate questo sistema perché parliamo di 220, è pericoloso. Il circuito è molto semplice, entro con la fase neutro qui, nei primi due, disdoppio ed entro direttamente nel sonoff. E quindi lui è alimentato. Poi entro con una fase nel primo canale, esco dal primo canale e mi collego all'elettrovalvola. Il neutro dell'elettrovalvola arriva direttamente dalla rete e quindi l'ho preso da qui. Quindi adesso sentirete scattare sia questo che l'elettrocalamita. Mi avvicino col microfono. Vengo. Riapre, passa l'acqua. Ovviamente questa la metterò poi sul secondo canale, qui metterò la pompa, è giusto per farvi vedere. Bene, finito questo, adesso cosa succede? Devo integrare tutti questi componenti qua dentro, ma non solo. Ho anche uno dei due range extender wifi che già avevo in casa, perché sono in campagna, lì il wifi non arriva. Ho dovuto mettere un range extender giù in cantina, con quello sono arrivato più o meno all'altezza di dove andrà questo sistema e con questo riesco ad avere un'attacca più che sufficiente poi per pilotare il tutto. Ho fatto una prova di connessione, c'ho cioè 1,5 MB, fin troppo voglio dire, non occorre, non devo scaricare dati, però mi serviva un segnale abbastanza stabile. Se vedo che ho qualche difficoltà, allora a quel punto, siccome in cantina mi arriva la rete fisica col cavo, acquisterò uno sdoppiatore, uno lo porto all'altro range extender e poi da lì ovviamente col segnale forte ho più possibilità di amplificare il segnale con questo qui che si trova giusto giusto qua dentro, si troverà dentro la scatola. Mi aspettano un po' di collegamenti, ve li faccio vedere così giusto giusto velocemente, è un lavoro abbastanza noioso, ma ci tenevo a farvi vedere un attimino gli step di questo impiantino qui. Vorrei solo fare due parole sull'interfaccia eWeLink. L'interfaccia a mio avviso è tanto semplice quanto poco articolata nelle sue funzioni, nel senso che una volta che abbiamo impostato i vari canali, nel mio caso la pompa è il canale 1, poi ho le due parti dell'orto, il 2 e il 3, il 4 è libero. Lui ci dà la possibilità di fare due cose, la programmazione e il conto alla rovescia. Se vado su programmazione, lui vede ogni canale esattamente come un canale a sé, ovviamente, e ho soltanto la possibilità di dargli due comandi, acceso, on e spento, off.
Quindi io devo dirgli fra 2 ore, 3 ore, 5 ore, qualche e i minuti che decido di dargli, accenditi e faccio salva. Perfetto, ora vedete il canale 1 diventa on solo una volta fra 3 ore e 55. Se lo voglio spegnere devo aggiungere di nuovo il comando, andare su off, ecco qui, e dirgli che ne so fra 3 ore, fra 4 ore e 53, per esempio un'ora, salva. Ecco, in questo caso vedete lui ha il canale 1 on fra 3 ore e 55, il canale 1 off fra 4 ore e 53. È un po' macchinoso, onestamente. Io avrei preferito magari un calendario con l'orario e con i giorni della settimana. Comunque si può anche ripetere giorno per giorno, ma non lo trovo un granché. Per cancellare la programmazione si va semplicemente sopra, si apre di nuovo il menu, rimuovi. E si rimuove la programmazione. Trovo onestamente più utile il conto alla rovescia, ovvero io faccio partire, ora la pompa non la faccio partire, ma faccio partire il canale 2 e il canale 3 per esempio, conto alla rovescia, qui avevo già creato qualcosa di ieri, più, allora il canale 2, eccolo qui, lo spengo, quindi vado su off, fra 30 minuti. Perfetto, eccolo qui, canale 2 diventerà off fra 30 minuti da adesso, sono scarso le 10:27. Questo bisogna ripeterlo ogni volta, anche questo non è il massimo dell'intuizione, soprattutto della semplicità. Personalmente avrei preferito un'interfaccia un pochino più completa, appunto come vi dicevo, con un calendario, con un orario, programmazione settimanale, giornaliera. Comunque va bene lo stesso, insomma, l'applicazione è gratuita, si scarica dalle applicazioni di Google o di Apple, cioè per tutti e due i tipi di telefono, e si interfaccia perfettamente con il Sonoff. Si chiama EWILINK. Ovviamente per arrivare a questo punto bisogna fare la registrazione, mettere dentro la mail, avere il codice di conferma da parte loro che è immediato, e si va avanti nella registrazione del programma e via. Questo è quello che io ho imparato in questi giorni di utilizzo. Poi magari ci sono funzioni che non ho ancora visto e devo studiarle mano a mano. Così come le funzionalità del Sonoff, vi ho fatto vedere soltanto quelle che a me servivano, le altre non le ho ancora imparate, quindi non ve ne parlo. Ho continuato a lavorare per un po', sia ieri che stamattina, e vi aggiorno un po' sui progressi fatti. Allora, ho trovato una ciabatta a basso profilo e giusto ci sta il range extender del wifi, con il coperchio è proprio la sua posizione. Ho dovuto cambiare tutte le spine perché mi servono quelle a basso profilo, non quelle alte. Ora dovrò poi collegare 3 componenti, la pompa e le 2 elettrovalvole. Tutte e 3 prenderanno la fase dal Sonoff e il negativo da qui, quindi uscirò con 3 fili diversi. Ho i fili, quelli simili a questo, con dentro i 3 fili blu, marrone e terra. Ovviamente la terra non la userò, per non avere fili volanti utilizzerò questi 3 tipi di fili qua. Adesso andiamo direttamente sul campo. Nel frattempo ho fermato con la colla caldo la ciabatta e la morsettiera. Fermerò poi anche il Sonoff e questo in qualche modo poi lo dovrò posizionare. Tutta l'alimentazione la prende dalla ciabatta, da qui. A me arriva la 220 con una presa dentro un pozzettino esterno e utilizzo questo sistema. Ho utilizzato questo sistema perché se c'è qualche problema stacco semplicemente la spina, porto via il tutto e ci lavoro. Invece che lavorare sul campo posso lavorare poi a casa, insomma. Andiamo sul campo e vi faccio vedere il resto. Bene, questo accrocchio è finito, adesso poi dovrò aggiustare tutti i fili, tutti i cavi elettrici, isolare bene qui. Adesso mi invento qualcosa, volevo solo fare una prova insieme a voi. Questi fili ovviamente poi li dovrò legare in qualche modo. Ho terminato l'impianto quassù, questo mi va bene perché sono sopra al bidone dell'acqua da 1000 litri e ho un'attacca di wifi che è più che sufficiente per quello che devo fare. Adesso proviamo insieme. Ho azionato la pompa, quindi gli ho dato il via sul pulsante che c'è sul corpo della pompa. Ho aperto l'acqua, questa dovrà rimanere sempre aperta. Cominciamo con l'applicazione, il canale 1 e la pompa. Perfetto,
canale 2 dovrebbe essere quello di sinistra, bene, canale 3 dovrebbe essere l'altro, un po' più debole ma c'è. Quindi per irrigare semplicemente pompa, canale, canale. Che soddisfazione, ragazzi, non potete immaginare che soddisfazione, che pensiero in meno, perché era diventato poi un problema dover irrigare coi turni, fare la notte, fare la sera, è un problema. Quindi così anche dal lavoro clicco sull'applicazione e lui irriga. Il prossimo step sarà quello poi di mettere un sensore di livello dell'acqua, perché sennò non so mai quando ho finito l'acqua, giustamente, e la pompa non va bene che giri a vuoto. Sì, in chiusura, solo per dirvi, ho apportato una modifica. L'uscita troppo alta della pompa mi dava poca pressione, così va molto meglio. Ora provo a farvelo vedere che sono col cellulare. Ecco qui. Ecco qua, adesso ho attaccato l'altra. Di là sulla destra ho meno pressione, non so il perché, comunque ci sto lavorando. Spengo tutto, vi dico le ultime cose. Allora, ho isolato tutto con la colla a caldo, ma non basta. Adesso farò una copertura fissa, così che non vi arrivi neanche una goccia d'acqua. Dovrebbe tenere lo stesso. Comunque tenete conto che la corrente arriva dal quadro della cantina, dove c'è ovviamente il salvavita. Quindi mal che vada, salta salvavita. Ma non voglio arrivare fino a quel punto, quindi adesso isolerò tutto con qualcosa. Ho isolato la cassetta, anche tutte le viti. Ma anche qui metterò una copertura, giusto per non fargli arrivare l'acqua diretta. Sto facendo andare il primo canale, ho impostato 30 minuti come conto alla rovescia. Guardate lì, funziona tutto. Adesso, finito il primo canale, farò il secondo, perché insieme non ce la fa la pompa. E via. Nel frattempo sto finendo la pacciamatura con la paglia, così il terreno rimane umido più a lungo. Qui, come vi dicevo, ho il primo range extender, il primo dei due, è un TP-Link, vecchio tipo ma molto buono, cioè alle antenne direzionali, mi trovo molto bene. Lui raccoglie il segnale che arriva dal piano di sopra, ci sono muri spessi anche un metro, quindi va bene così, riesce a raccogliere un po' di segnale. Lo irradia nella campagna e ci ritroviamo qui, ora vi faccio vedere, qua sotto questi alberi c'è la cassetta con l'altro range extender. Qui ci sono i contenitori dell'acqua, lì, e lì in mezzo alla vegetazione c'è l'altro ricevitore e trasmettitore. Bene, spero che questo video vi sia stato in qualche modo utile, magari vi ha dato un'idea per fare qualcosa. Se riuscite a farla 12 volte meglio, è tutto più sicuro, eh? Io dicevo, già la pompa do a 220, visto che funziona e va ancora bene, ho tenuto questa e ho dovuto adattare tutto il resto. Sono contento, è stato un lavoro, mi ha portato via un paio di giorni, una spesa di circa, quantifichiamo un attimino, se dovete acquistarlo questo costa una trentina di euro, il Sonoff costa una quarantina di euro, le trovalvole costano 15 euro l'una, quindi 15, 30, 70, 100, 100, 150 euro tra tutto, e avete risolto completamente il problema di irrigazione a distanza. Se vi è piaciuto questo video e volete condividerlo, ve ne sono grato. Se volete mettere un like, un pollice in su anche. È tutto per questo video, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.